Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay domenicale. È finalmente un nuovo episodio di League of Legends. Però questa volta non faremo ancora una bella normal tutti insieme, cioè ai miei amici, ovvero il mio team. In questo momento c'è solo One Piece, che è un mio amico. Ovviamente lui ora non può parlare, però voleva fare voleva giocare con me a League of Legends, visto che devo fare il gameplay. E lui voleva partecipare, però purtroppo non può parlare. Vabbè, comunque per adesso non abbiamo fatto un episodio, una normal, perché Alvis aveva degli impegni e non poteva registrare League of Legends. E anche altri amici comunque non potevano. E io volevo fare una normal che eravamo in team. Ovviamente per questa volta non possiamo. Però la prossima volta vi promettiamo di registrare League of Legends, una normal, e sperando che ci siano tutti. Come dicevo, sta finendo il caricamento, manca solo Cassiopeia. Nel mentre vi spiegherò un po' di cose. Questa settimana mi dispiace che non sia uscito l'episodio I Viaggiatori, perché non abbiamo avuto tempo e Alvis ha avuto degli impegni riguardanti la musica, quindi non poteva registrare ed era occupato giustamente sia domenica che lunedì. Quindi pure se registravamo un giorno prima o un giorno dopo, comunque non poteva. Avevo chiesto di mettere anche l'episodio più tardi, però lunedì è occupato e quindi comunque non potevo occupare gli altri giorni che c'erano gli altri episodi. Però non fa niente, mi dispiace che I Viaggiatori per questo episodio non uscirà. E uscirà nella prossima serie. Ora, come vedete, mi è uscito Emerdinger, un mago. Ovvero fa danni AP, finalmente. Un personaggio, uno dei miei personaggi preferiti. Comunque, come vedete, finito il caricamento, che ci ha messo solo il caricamento mezz'ora. GGWP il computer. Efficienza perfetta. Allora, la build di questo personaggio, come vedete, era basato sui danni magici. Per prima cosa, questo personaggio, visto che consuma un sacco di mana, si potrebbe fare tra tutti e due gli oggetti, uno tra i due. Io evito di farli tutti e due perché dopo mi ritrovo svantaggiato di danno magico. Quindi preferisco fare lo scettro dell'arcangelo e comprerò lacrima della dea, che mi dà comunque mana. Cioè mi dà la mana, e ogni volta che uso una mossa di, cioè le skill o le spell di questo personaggio, mi aumenta 4 più di mana ogni volta che lancio l'incantesimo, appunto. Come vedete, questo oggetto è molto essenziale per questo personaggio perché consuma un sacco di mana. Aspettate, mi va un po' il gioco a tratti, probabilmente per la scheda video, come al solito, la scheda grafica. Devo mettere alta a posto di molto alta, che quando registro mi abbassa parecchio gli FPS. Non so perché, probabilmente perché è pesante come... Però giustamente me lo fa solo con questo gioco, quindi dovrei vedere su internet. Cioè vedere perché con questo che registro, ovvero Camtasia, mi fa sto problema. Comunque, come avete visto, comunque è un personaggio che consuma parecchia mana, quindi conviene comprarla. E la sua prima mossa, cioè quella più essenziale probabilmente di questo personaggio, è la torretta. Ovvero posizionare questo che spara qualsiasi cosa che è un nemico, tipo minions, vabbè, ovviamente gli avversari. Però è un personaggio che comunque senza queste torrette è abbastanza inutile, perché comunque non ha posizione, cioè non ha mosse come gli altri personaggi che reggano un sacco. Ah.
Come dicevo, comunque, la prossima volta registreremo una normal. E vi avevo chiesto anche comunque se a voi faceva piacere registrare tutto per 40 minuti. Però mi sembra che vada bene comunque, perché comunque è una partita di League of Legends, non è che posso tagliarla a 20 minuti a 20 minuti. Quindi giustamente io registrerò 40 minuti. Comunque per farvi vedere anche la mappa nuova, visto che è uscita una settimana o 2 settimane fa, non mi ricordo nemmeno. Però, visto che è nuova, ci tenevo a fare un gameplay per quella mappa, perché è veramente molto buona. Cioè, meglio di prima, più che altro anche per la jungle, per i bonus che danno i mostri, anche il drago. Che poi, per chi non conosce questo gioco, in quell'episodio vi spiegherò anche cosa sia questo drago. Ah, comunque mi dispiace che Alvis oggi non ci sia con noi, però purtroppo non poteva. Nemmeno questa volta. Sperando solo che per... attento a quei due. I viaggiatori ci sia. Madò, per quanto non li ammazzate, cioè. Tutti senza vita. Ho proprio la sfiga. Allora, come dicevo, nel prossimo episodio domenicale comunque ci sarà League of Legends con quella mappa, ovvero l'Anda degli Evocatori, che è quella nuova, che è uscita da poco. Come dicevo, a me piace molto più che altro la parte da jungle. A livello texture e cose varie non mi piace molto, ce l'hanno fatto più diciamo a cartone che con una classica diciamo grafica di questo gioco. Che prima diciamo quella mappa era simile a questa qui, cioè graficamente. Più che altro questa mappa è molto più nuova della vecchia Landa dei Evocatori. Quindi quella là comunque si vedeva che era più, diciamo, vecchiotta. Comunque a me piace molto quella lì. Però mi ha deluso un po' il fatto che è troppo a cartone animato, più che altro. Però è, diciamo, non è male. Anzi, ripeto, a livello di gioco l'hanno migliorata parecchio. Quindi non ci sono né troppe, diciamo, difficile da recuperare la partita. Hanno messo molte cose nuove, tipo il drago nella mappa vecchia, regalava, cioè, a tutti io. Scusatemi, però i fight non riesco a guardare e parlare insieme, però va bene. Come dicevo, nella mappa vecchia, i personaggi, cioè no, il drago, dava l'oro globale, cioè ovvero l'oro a tutto il team per ogni volta che viene ucciso. Invece adesso conferisce altre cose speciali, però ora non mi ricordo. Se non mi sbaglio, dava attacco fisico e dei bonus danno verso i minions, più che altro. Però non mi ricordo di preciso cosa. Poi nella prossima partita, ovvero in quella lì, dove faremo la normale, cioè la partita normal, vi farò vedere comunque tutti i bonus che danno i mostri, cioè almeno cercherò. Più che altro sarei felice anche io di andare jungle, così farvi vedere le cose nuove, però jungle non è per me. Infatti è l'unico ruolo che non riesco a giocare bene. Quindi ho problemi solo per quel ruolo. Per gli altri più o meno riesco a giocare bene.
Però Jungle, ora come ora, cioè non è mai stato il mio forte, nemmeno in passato. Ora che l'hanno modificato del tutto, quindi lasciamo stare. Minchia, sti vortici del cazzo. Ah, morite, capre. Ma un massacro stiamo a fare. Un massacro. Comunque, come vedete, so usare abbastanza bene gli AP. Cioè, abbastanza bene, perché comunque mi preferisco fare l'AD carry o support. Però anche mid è uno dei ruoli che mi piace parecchio. Soprattutto perché ci sono personaggi che mi piacciono un sacco. Tipo Syndra, Lissandra sono i miei personaggi preferiti. Oppure Fizz. Poi ce ne sono altri come Emerdinger. Però ora non mi ricordo quali sono quella che preferisco. Lo prendo in giro e fa bene. Ora bestemmierà qualcosa del genere, vediamo. No, ok, non ha detto niente per il momento. Ci aspetteremo una risposta forse. Comunque bisogna piazzare parecchie torri perché queste qua stanno iniziando ad avanzare. Ah, Emerdinger è una bestia di personaggio, eh. Però ultimamente quando sto facendo il gameplay per League of Legends mi stanno uscendo personaggi che mi piacciono, fortunatamente. E anche Merdincio mi piace. Sperando che in alcune partite non mi esca tipo Nunu, personaggi del genere, perché tipo Nunu, Alistar, che sono personaggi che mi annoiano un sacco. Perché a parte non è che li sappia usare benissimo. Mio Dio, mi sono salvato a culo. E non voglio morire. Io che faccio kill da distanza? Ah, comunque Merdinger è una bestia di persona, soprattutto in questa mappa, è molto forte. Vai, Singed. Infatti l'abbiamo leggermente shottato, che ci correva appresso. Ah, questo personaggio pure, qui Graves è molto forte, fa una cifra di danni. Sempre stato uno degli AD carry più forti, però quello meno usato. Che diciamo è l'unico personaggio che ha danni puri, cioè che fa solo danni fisici. Perché anche gli altri AD carry comunque hanno tipo le finali o alcune mosse che fanno danni AP. Tipo come Ashe, dai, che fa l'ulti danni magici. Oppure, non lo so se nello scorso episodio c'erano altri AD carry che avrete visto. Però meglio evitare di dire altri personaggi che non conoscete. E dico sempre per le persone che non giocano a questo gioco, ovviamente. Ah, riusciamo a massacrarli, speriamo. Ah, sì, l'ho stunnato, minchia, minchia. Mio Dio, io li massacro tutti, grazie torretta, ma torretta boa. Sto a fare un massacro io. Anche se ho solo 5 kill e 10.000 assist. Mio Dio, li sciotto. Cioè, io li faccio scoppiare. Anche se dovrei morire in teoria, perché c'ho un sacco di soldi da spendere. Però è meglio che resista un altro po'. Se resisto, posso farmi direttamente gli oggetti in serra. Ma questo è proprio scemo. Cioè, è idiota al 101%. Continua a suicidarsi. Questo è idiota ancora più di quello.
LOL. Belli. Continuano a fare cazzate. Bene, così noi vinciamo questa partita facilmente. Minchia, non me l'aspettavo. Ammazzato. Vabbè, GGVP. Anzi, GGVP per me che è sciocco. C'è un sacco di cose da sciocco. Vendiamo questo che non mi serve più. Poi compriamo questo, le scappette. Compriamo le pozioni. Ora dovremmo fare dei danni assurdi. Credi, sembra di giocare boh, con gente molto scarsa. Oppure sono veramente scarsi questi, che non è possibile. Cioè, è troppo facile così. Comunque continuiamo a massacrarli. Dobbiamo massacrarli tutti. Iniziamo a posizionare le torrette che, caso in difesa, ci possono servire per supportare il team. Sono molto utili queste torrette, soprattutto nei momenti quando c'è la ritirata, perché comunque fanno danni. Quindi comunque difendono la posizione, non ci fanno ammazzare facilmente. È un personaggio buono, però a volte è molto... Ah, porco Giuda, sta troia, muori. Ah, non ho ammazzato nessuno, peccato, però ho fatto degli assist. Più che altro mi servivano kill per continuare la build. Qui dovrei farmi questo oggetto, dove sta? Ah, se non mi sbaglio l'hanno cambiato giustamente. Aspetta, allora devo mettere questo. E infatti, no, non l'hanno cambiato. Ah, non l'ho visto proprio. Comunque devo fare questo oggetto che si chiama Zonia. In pratica la sua abilità passiva è che mi... Infatti, per... La sua unità... Aspetta. La sua abilità unica di questo oggetto Zonia mi rende invulnerabile per un secondo, se non mi ricordo male. E quindi non mi fa ammazzare 2 secondi, non mi ricordo proprio. Comunque mi rende invulnerabile, cioè non mi possono uccidere. È un ottimo oggetto soprattutto quando gli AD carry, tipo Ashe, mi focussa in modo... assurdo, che a volte succede. Fanno dei focus pazzeschi e subisci danni anormali più che altro. Dei danni veramente pericolosi. Minchia, mi sono visto morto. Comunque vabbè, sì. Ho fatto una kill grazie torretta. Torretta Powa. Io non ho più posizione. Allora, qui dobbiamo mettere mo le nuove torrette perché dobbiamo difendere questa posizione. Così evitiamo che i nemici comunque ci uccidano facilmente. Ma ho detto, comunque Merdinger è un personaggio molto forte, però a volte lo rende... In alcune partite sembra inutile. Perché se gli avversari vincono, tipo alcune lane... E sono fiddati in una maniera assurda. E Merdinger non riesce a fare molte cose. Quindi lo bloccano facilmente. Soprattutto i tank. Infatti sono quelli che mi rompono più le palle. Porco Giuda. Stinged di merda. Comunque, finiamo prima le scarpette. Che ci servono. Tutto aumentiamo un po' di velocità. Che sono parecchio lento. Quindi subisco parecchi danni. Poi devo fare prima. Non zone anche. Molto importante per il mio personaggio. Cioè, è utilissimo. Una delle cose più importanti da fare. Soprattutto come un personaggio del genere che è parecchio squish. Allora. Para. Ah, comunque l'ulti, non so se avete notato, mi rende le mie armi, le prime 3 armi, cioè le prime 3 skill molto più potenti. Infatti faccio uscire quella torretta che è enorme, grazie all'ulti. Infatti l'ulti di questo personaggio è molto buono, perché tu hai 3 possibilità di cambiare le mosse. Se ti serve per salvarti, stunni tutti ovviamente. Ma i danni che fanno sti personaggi? Oh, no.
Comunque mi conviene stare attento perché questo appena parte ci fa molto male. Minchia, i danni che fanno. Però dovrei usare. Sì, usiamo la torretta che può distruggerci questo coso inibitore facilmente. Poi se si avvicinano li focussa. Minchia che mi sono scansato a volo. Che bastardi, madonna. Sti focus contro di me. Ce l'hanno proprio con me. Oppure perché, vabbè, no, più che altro non sono fiddato. Cioè, fiddato di assist più che altro che kill. Vabbè, comunque c'ho un sacco di soldi. Guardate che questo combattimento è molto figo. Aspetta, come faccio vedere? Bene, se spero sì. Cazzo, mi è spawnato il personaggio appena finito la battaglia. Siamo... credo a 19 minuti perché la partita sta registrando 19 minuti. Però è il tempo che abbiamo aspettato, il caricamento. Vabbè, per parlarvi e spiegarvi un po' di cose abbiamo perso più tempo, però non fa niente, spero. Che quella parte si può saltare più che altro. Minchia, mi ha bloccato. Fumo viola è pericolosissimo, mamma mia. Minchia. Quella ci ha rotto le scatole, mamma mia. Coerenza zero. Mettiamo qui una torretta che può servire. Bam, muori. Ah, mia torretta poa. È morto Timo, adios. Grande kill di Greves. Tant tum, 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 tum. Speriamo bene che in questo momento riusciamo a finire la partita più presto possibile, perché siamo già arrivati a 20 minuti di game. Però vabbè, a me fa piacere, cioè più registro meglio è. Più che altro è noioso comunque vedere 20 minuti un gioco. Ah, ammazzalo! Perché non c'ho l'ulti nei momenti più importanti? Se avevo l'ulti, ma vabbè. In questo momento sto accumulando sempre più, cioè sempre meno moneta, se ci fate caso, perché non stiamo facendo kill. Stanno un po' recuperando gli avversari. Purtroppo sì. Ok. Se riusciamo a raggiungerli. Oh, minchia i danni che mi fanno. Ah, sto fuoco, ma ce l'hanno con me, ma in modo assurdo. Non so che l'ultimo ho lanciato, ma va bene. So manco perché ho lanciato quello, volevo lanciare altro. Ah, ok, stiamo giocando troppo solitari. Per questo stiamo perdendo terreno. Quindi l'unica cosa ora come ora è quella di recuperare terreno. Quindi dobbiamo dirlo.
Comunque, questa partita già vinta da parecchio, perché abbiamo un vantaggio assurdo, però potrebbero recuperare solo se noi continuiamo a giocare troppo solitari, però vedo che abbiamo recuperato di nuovo il nostro terreno. Ora, miglior cosa è finire questa partita, perché se no possono veramente recuperarci e ci fanno il culo quanto una casa. Quindi la miglior cosa ora è finirla. Usiamo queste torrette che distruggono l'inibitore. Ora stanno puntando alle mie torrette perché sono quelle che fanno più danno forse, credo. Poi non so. Secondo me sarebbero quella che danno più fastidio. Vai, torretta gigante, massacra tutti. Boom, baby! Minchia, 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 minchia. Ho dovuto usare questo, che sennò. Anche se già sono morto, ma va bene. Peccato, peccato. Non riusciamo, boh, a chiuderla. Dobbiamo buttare queste cazzo di torri a terra, dai. Possiamo farcela. Minchia, il danno di questo. Vabbè, però si è fatto fare da pollo, ha fatto il tank. Ci sono i funghi, se prendono i funghi. Bene, bene, bene. Quasi lì rallenta un po'. Qui siamo morti tutti, l'unico che è vivo è questo. Sta andando a riprendere posizione. Comunque l'ho detto, se continuiamo così possono anche vincerla loro facilmente. Che stiamo perdendo parecchio terreno, non so perché. Però può capitare. Parecchie partite succede. Che avversari comunque riprendono l'umore e cazzata di Teemo. Ma se solo riuscissimo. Ah, finalmente. Bam! Muori! Minchia, bella ulti di Yanna. Sono ammazzato da quello. Oh. Uno che si flash. Cioè, più che altro, cazzo di flash. Allora, andiamo a finire questa cazzo di partita. Finalmente, finalmente. Dai, 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 via. Spingiamo queste cazzo di torri. Sì, possiamo farcela. No, non sono riuscito a usare l'ozonio. Non sono riuscito nemmeno a usare l'abbraccio serafico qua, come cazzo di, non mi ricordo nemmeno il nome. Va bene, GGWP ragazzi. Bella vittoria. Va bene ragazzi, ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio domenicale. Sperando che riusciremo a registrare una partita normal di questo gioco, ovvero la landa degli evocatori. E durerà 40 minuti, quindi preparatevi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!